Innanzitutto buongiorno a tutti, voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e voi tutti i consiglieri per l'invito a questo Consiglio Comunale. Più volte in questi anni sono stata sollecitata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che siedono in queste assise, ma ancor più direttamente dai cittadini e dai comitati di questo territorio per occuparmi dell'ospedale Maresca e me ne sono occupata più volte in questi anni con interrogazioni e richieste di audizione in Commissione Sanità. Lasciatemi dire che trovo la scelta di convocare questo Consiglio Comunale su un tema così sentito e così importante, tanto più in un'emergenza pandemica quale quella che viviamo, una scelta azzeccata, anche diciamo, coinvolgendo livelli istituzionali differenti e andando oltre gli steccati politici, perché credo che intorno a temi come questi non esistano steccati che tengano, ma che anzi bisogna fare fronte comune tra di noi rappresentanti istituzionali e con la cittadinanza per portare a casa un risultato che non è solo un risultato per questo territorio. Io ho preparato una relazione un po' più ampia perché credo che affrontare il tema degli ospedali guardando diciamo, quel presidio legato unicamente al territorio in cui risiede e non inserito all'interno di una visione, di una programmazione ospedaliera sia una visione miope e vi assicuro che inquadrando il tema del Maresca in un contesto più ampio che è quello dell'offerta sanitaria dell'ASL Napoli 3 Sud, la situazione non migliora, anzi peggiora, cioè diventa ancora più grave il depauperamento dell'offerta sanitaria su questo territorio. Personalmente esprimo una grande preoccupazione per quello che sta accadendo in Campania in questo momento, dove avete letto i giornali questa mattina, cioè siamo prossimi alla saturazione della capacità ricettiva, sebbene nella fase iniziale della terza ondata che si prospetta più grave di tutte quante le altre. Le carenze strutturali dell'offerta sanitaria dell'ASL Napoli 3 Sud purtroppo non riguardano soltanto questa emergenza, tutta la rete delle emergenze è saltata in questo territorio, in particolare quello che desta preoccupazione da sempre è veramente la scarsa capacità di fare fronte alle emergenze tempo-dipendenti, come traumi, ictus e infarto. All'ASL Napoli 3 le carenze sono più gravi che altrove, la dotazione di posti letto già in epoca pre-Covid era gravemente carente, non lo dico io ma lo dicono i documenti redatti dalla Direzione Generale Salute e dallo stesso Presidente della Giunta che è anche Assessore alla Sanità. Persino il piano ospedaliero, che è il documento diciamo, dove vengono espressi i desiderati, un documento di programmazione, quindi di impegno e di soluzione, evidenzia che, cito testualmente, nell'area di Napoli il patrimonio edilizio dell'ASL Napoli 3 fa rilevare una carenza di strutture di rilevanti dimensioni utilizzabili nell'area dell'emergenza-urgenza. Quindi già in tempi di pace non c'era un'assistenza ospedaliera qualificata a servire un territorio di oltre 1 milione di persone per una serie di carenze strutturali ataviche. Nonostante questa carenza, con l'attuazione degli interventi del primo stralcio del programma dell'edilizia sanitaria, benché ci fossero le risorse, parliamo di 4 miliardi di euro, 4 miliardi e mezzo di euro, non sono stati attuati interventi per la messa a norma e l'incremento dei posti letto. E alcuni ospedali dove sono stati fatti degli interventi strutturali, poi sono rimasti largamente e inspiegabilmente sottoutilizzati. Per citare, diciamo, il caso del Maresca, basti pensare al reparto di gastroenterologia e all'ambulatorio di neuropsichiatria. Tutto questo si è consolidato negli anni, ma ora è con questi mezzi che bisogna garantire l'assistenza ordinaria per tutte le emergenze e la risposta alla pandemia. Per quanto riguarda le emergenze ordinarie, tutta la rete dell'emergenza-urgenza, intendo, quindi infarti, ictus, trauma, il territorio dell'ASL Napoli 3 che abbraccia tutta l'area vesuviana e conta 1 milione di abitanti, dovrebbe essere dotato, stando diciamo, a quelli che sono i riferimenti normativi nazionali, di un DEA di secondo livello, uno ogni 600.000 abitanti, quindi quasi abbiamo 1 milione di abitanti. Il DEA di secondo livello è la massima specializzazione possibile e invece su questo territorio non c'è nessun ospedale che sia adeguato neppure alla classificazione di DEA di primo livello. Quindi capite qual è la sottodotazione, è gravissima. L'offerta di posti letto per acuti, questo ve lo devo leggere perché è veramente impressionante. L'offerta di posti letto per acuti prevede, da piano ospedaliero, che più del 50% dei posti letto dell'ASL Napoli 3 siano allocati nel privato. Quindi quelli che sulla carta sono posti per acuti, in realtà non lo sono, perché sono allocati in cliniche private di piccole dimensioni che non sono dotate di pronto soccorso. Addirittura cliniche private
con un numero di posti letto tali che ne avrebbe previsto la soppressione e che per salvaguardare le quali diciamo, hanno dato vita a fusioni artefatte. Quindi noi oggi parliamo di una clinica privata che ha 150 posti letto, che è la fusione di tre cliniche private. Quindi capite, diciamo, qual è la situazione. E d'altra parte, quindi 2250 posti letto sono programmati, sono 1125 sono nei presidi pubblici dell'ASL e appunto il resto sono nel privato, ma neanche i 1125 posti letto previsti negli ospedali pubblici sono reali. Il piano ospedaliero che descrive la mappa dei posti letto non trova riscontro nella realtà, perché una cosa sono i posti letto sulla carta e un altro quelli realmente attivati. Quindi ci rendiamo conto, io sono una cittadina dell'ASL Napoli 3 Sud, di quale sia la situazione di questo territorio. Nel 2018, nella sua prima uscita pubblica, io ho accompagnato l'allora ministro della salute Giulia Grillo al presidio di Castellammare e siamo riusciti a sbloccare un milione e mezzo di euro per la realizzazione dell'emodinamica, perché voi su questo territorio non avete neppure un'emodinamica, dovete per forza andare a Napoli. Ebbene, dal 2018 ad oggi quegli interventi di potenziamento e di realizzazione dell'emodinamica non sono stati realizzati e io non so sinceramente neanche dove siano finiti questo milione e mezzo di euro, ne chiederemo conto. Quindi questa è la situazione in cui, diciamo, con cui siamo arrivati all'emergenza pandemica. Un anno fa, all'inizio della crisi, io presentai un'interrogazione al presidente De Luca chiedendo conto proprio della sottodotazione di posti letto e reparti e dell'impossibilità di far funzionare la rete d'emergenza su questo territorio, che deve essere organizzata in hub and spoke, e il Maresca diciamo, avrebbe come sua funzione quella di essere uno spoke della rete dell'emergenza. Mi fu risposto che era in corso la tempestiva cantierizzazione di molte opere per il potenziamento dell'offerta, ma da allora non è accaduto niente, anzi c'è stato, diciamo, un progressivo smantellamento. Le risorse sono arrivate, col solo decreto rilancio in Campania sono arrivati 400 milioni di euro da utilizzare in pochi mesi per il potenziamento degli ospedali, della sanità territoriale e della rete dell'emergenza. Il cosiddetto piano Arcuri sin da maggio scorso ha definito tempi, modalità e ulteriori risorse. Tutto doveva essere pronto per l'autunno scorso in occasione della seconda ondata. In Campania abbiamo recepito il piano Arcuri di maggio con la delibera 378 del 23 di luglio. Che cosa è stato potenziato con quelle risorse? In tutta la macro area dell'ASL Napoli 3 Sud la situazione è persino peggiorata. Gli ospedali sono stati ulteriormente svuotati, le liste d'attesa sono esplose e l'attività chirurgica ad oggi è immobile. Si è scelto Bosco tre case per la conversione in Covid Hospital, togliendo un pronto soccorso alla rete dell'emergenza, laddove sarebbero stati disponibili Pollena, ristrutturato e sottoutilizzato, dove non c'era un pronto soccorso da preservare, ma c'era invece la TAC, la pneumologia e l'unico laboratorio già attrezzato per la virologia. Quindi risorse prontamente disponibili che avrebbero consentito di preservare il pronto soccorso di Bosco Trecase. Questo non è bastato. Successivamente si è scelto di sparpagliare i ricoveri Covid in tutti gli ospedali e sedi di pronto soccorso, minando le fondamenta a tutta l'organizzazione già precaria della rete. Anziché scegliere ad esempio Vica Equense e Gragnano per l'assistenza ai pazienti Covid, abbiamo sacrificato un altro pronto soccorso, quello del Maresca, che poteva invece essere potenziato per vicariare la funzione di Bosco Trecase dopo la sua conversione in Covid. E invece, a seguito dell'emergenza Covid, nessuna specialità dell'emergenza è stata trasferita al Maresca da Bosco Trecase. Il piano di potenziamento delle terapie intensive pubblicato il 27 luglio, assurdo, riserva a quest'ASL il taglio di 6 posti letto di terapia intensiva al Maresca e 4 a Vico. Questo è il potenziamento per il quale ci siamo attrezzati. In questo momento tutti i cittadini dell'area vesuviana non hanno nulla. L'ospedale Maresca è vuoto e fatiscente, dovrebbe avere 150 posti letto, ne ha una ventina. Il risultato di tutto questo è che a Nole e Castellammare si sono assistiti i pazienti nelle ambulanze in sosta per giorni, mentre il pronto soccorso si è ricoverato oltre la capienza senza distanziamento e con una trasmissione tra Covid e non Covid. Ora, volendo arrivare a quelle che possono essere le soluzioni da proporre, noi avevamo come proposta originaria quella di conservare in Maresca la sua originaria missione, quindi spocche nella rete dell'emergenza, e di lasciarlo libero dal Covid con un accentramento dell'attività chirurgica per snellire le liste d'attesa, apertura finalmente delle degenze di gastroenterologia e polo oncologico.
si potevano trasferire le discipline sospese a Bosco Trecase quando fu convertito e invece i medici sono stati sparpagliati. La proposta era di fare ricoveri Covid nei presidi senza pronto soccorso per non depotenziare la rete dell'emergenza, separando nettamente i percorsi con pre-triage e trasferimenti secondari di positivi nelle strutture senza pronto soccorso, mettere in rete quindi non la Castellammare e ospedale Maresca per le emergenze non Covid. Qual è la proposta che possiamo fare nel breve? Allora, io vi dicevo, vi ringrazio per questo consiglio comunale, credo che sia la strada giusta. Ma vi dico anche, perché l'ho imparato in questi anni, che si fanno bellissimi convegni, si fanno relazioni tutte condivisibili e poi non cambia nulla. Allora, io oggi affido a tutti noi che siamo qui un impegno, che è quello al termine della seduta odierna, dove appunto ci ascolteremo, ci diremo delle cose importanti, magari verrà stilato anche un documento, il Presidente del Consiglio ha ricevuto un cronoprogramma dall'ASL, è di continuare a seguire insieme questa vicenda, di coinvolgere e di informare la cittadinanza. Perché solo un'azione di pressing, credetemi, può determinare di portare a casa dei risultati veramente efficaci. Perché mi rendo anche conto che governare questa emergenza da parte di chi oggi è a capo dell'ASL o a capo della regione è complicato, c'è una carenza di anestesisti, questo non ce lo nascondiamo, che sono difficilmente reperibili anche se si fanno dei bandi ad hoc. Però alcune cose vanno fatte, vanno necessariamente fatte, e questo presidio, l'occasione Covid non può essere l'occasione per smantellare, deve essere l'occasione per potenziare la sanità. Quindi io credo che noi dobbiamo sollecitare la Commissione Sanità perché a fine lavori si ripristino tutte le specialità con rito del pronto soccorso e Torre torni ad essere spot nella rete dell'emergenza. Peraltro è obbligatorio avere il pronto soccorso in questo presidio perché qui c'è il servizio di emergenza psichiatrico, che per legge non può essere allocato in un presidio privo di pronto soccorso. Quindi abbiamo anche il conforto della legge che obbliga a tenere aperto il pronto soccorso del Maresca. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo come ci siamo stati in questi anni e io ho anche sentito Loredana Raia, tramite messaggio perché credevo di trovarla qua. Io credo che noi dobbiamo fare squadra, lo ripeto, al di là degli steccati politici per portare a casa il risultato di riaprire e restituire la cittadinanza a un presidio fondamentale sempre, tanto più in una situazione come quella che stiamo vivendo. Vi ringrazio per l'attenzione.